Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Alessandro Gamer 85. Oggi siamo qui che vi faccio vedere le mie cose da calcio. Partiamo intanto con i parastinchi della Nike, prendo anche l'altro. Ovviamente di questi c'è il calzino, parastinchi della Nike, dietro sono così. Se qualcuno ce li ha, metta like. Poi scarpe di Cristiano Ronaldo 2018-2019 con la sua firma, con la firma qui dietro, veramente molto belle, faccio vedere anche dietro. Sono sporche perché abbiamo appena finito di giocare, abbiamo giocato venerdì, sabato e domenica, faccio vedere anche le altre. Intanto voi mettete like se avete un vostro amico che gioca a calcio in squadra con voi. Io ho Adam. Ciao Adam, ti saluto. Bella. Adesso ho la maglia dell'Italia. Me l'ha comprata mia mamma. Quello che ci interessa è anche il dietro. Quindi ho scritto Alex 9. Molto bella. Molto grande perché mi piace questo maglietto con la scritta bianca. Poi maglietta del Barcellona, mi va un po' lunga, però che ci dobbiamo fare? Maglietta del Barcellona con lo sponsor Beko qui e il segno della Liga Santander qua. E dietro è del Barcellona, di chi potrebbe essere? Se non di che, di Lionel Messi. Scritta Unicef e Lionel Messi. Questa è la seconda maglietta. Partiamo nel sud con la maglietta del Napoli 2018-2019. Dietro non c'ho scritto niente, però vi faccio vedere anche dietro. Maglietta un'altra del Napoli, perché sono tifoso del Napoli, quindi queste magliette Napoli 2016 con scritto Insigne. Questa maglietta l'ho usata quando Napoli aveva vinto nel 2016 6-0 col Bologna nello stadio San Paolo. Sono andato, maglietta falsa del Napoli, cosa ci posso fare? Molto bella comunque, perché io all'inizio le prendo sempre false. Tipo ai mercatini, in vacanza le prendo sempre false, poi le più originali. Ho scritto Hamsik dietro perché è sempre stato il mio idolo. Questa è la maglietta di Milano, la maglietta del Family Bar, per chi non lo sapesse, è il bar dove vado io, il bar della mia zona, cioè di Ponte Lambro. Qua bene, non c'è niente. Questa maglietta già l'avreste vista, ovvero è quella del Real Madrid del 2018 o 17, non mi ricordo, ovviamente di Cristiano Ronaldo. L'abbiamo fatto anche nel video di Ronaldo che era andato alla Juve, se vi ricordate. Maglietta del Napoli, ancora 2018, giallo stavolta, dietro non c'è scritto niente, la mettiamo qua. Passiamo dalla Roma con la mia maglietta quasi la più preferita della Roma. Questa l'ho presa quando ero all'Olimpico, quando vicino all'Olimpico, quando era la giornata dove Totti si doveva ritirare. E infatti qua dietro c'è scritto Totti. Passiamo in Europa, sempre in Croazia. Con la maglietta della Croazia di Luka Modric, l'ho presa al mondiale questa, quando sono andato in Croazia. Questa invece me l'ha portata un amico proprio dalla Grecia, maglietta della Grecia, numero 11 della Grecia, Mitroglou, ecco. Sono pieno di magliette. Maglietta del Barcellona, pure questa falsa, con dietro scritto Messi, ovviamente. Messi.
maglietta del Napoli, seconda maglietta del portiere del Napoli, con dietro niente, comprata alla K, 24,90 €. Poi questa maglietta del Paris Saint-Germain. Adesso vi farò vedere una cosa. La numero 10 di Neymar Junior, Ahmed, non ti devi più permettere. Mi hai spaccato la maglietta. Ricordatelo. Ricordati questa scena. Ricordatela. Poi però non mi chiedere le foto quando mi vedi a Romex. Non me le chiedere. Scemo. Qui impari. Niente, non è originalissima, come potete vedere, però Paris Saint-Germain, gente che la prendeva come vera, però non è vera, ragazzi. Poi ti faccio vedere i palloni rossi. Allora, aspettate che li prendo tutti. Arrivo, eh. Arrivo subito, ragazzi. Un attimo che li prendo tutti. Ecco, non ci sarà più posto. Partiamo da questo pallone, un super Santos del Napoli, scusate che se n'è andata, con scritto il nome del mio canale. Qua prima c'è scritto Alessandro Gamer 85, qua guardate c'è scritto Alessandro Gamer 85. E siamo in Napoli. Ragazzi, comunque vi voglio dire una cosa, se mi vedete in giro, cioè che mi vedete da qualche parte, non dovete aver paura di chiedermi una foto, perché tipo, basta che me la chiedete e facciamo la foto. Poi possiamo ancora con Napoli, con la maglia di, con la palla di Diego Armando Maradona, grazie Diego per avermela firmata. Grazie Diego per avermela firmata, te lo dico ancora, è il Diego. Poi, vabbè, il numero 10 e la scritta della Gazzetta dello Sport, grazie Diego per avermela firmata. Ancora pallone del Napoli, questa l'ho comprata da K, poi c'è tutto K, il segno, è molto bella anche questa. Ehi, guardate che magia. Guardare. Con questo sono molto bravo. Cazzavo. Prendiamo Russia 2017. Me l'hanno regalato al compleanno quando giocavo al CEA. Non so perché Russia 2017. Forse campionato russo 2017 potrebbe essere. Sai, Confederation Cup, Coppa dei Mondiali, basta il campionato. Vabbè, maglietta dell'Adidas, cioè pallone dell'Adidas. Adesso partiamo con quella della Serie A. Questa l'ho trovata quando sono andato allo stadio. Oddio. Fa un medius così. Vabbè, questa palla è molto carina perché poi tu provi a fare un tiro a giro e tiri molto bene. Palla della Serie A. Nike Strike. Vabbè, chi ce l'ha sa già cosa c'è scritto. Serie A 2019, size 5.
Adesso una palla che ci tengo veramente tanto. Quella là, indovinate un po'. Se vi faccio vedere un pezzo di immagine, sarà mica quella dell'Europa League. Molto bella, mi piace questa palla dell'Europa League. 2100 official match ball della replica. Molten. Molto bella veramente. Anche la coppa molto bella. Segno della coppa, guardate che bello. Molto bella. Però dopo metterò a posto. E per questo video è tutto. Prendo la telecamera. Per questo video è tutto. Bella ragazzi. Ho sbagliato tasto. Bella ragazzi.